Ciao, ciao a tutti. Sono qui nella casetta, sulla veranda della casetta e da sola con la mia china, perché in questo momento sto giocando l'Italia. Ancora non so come finirà, per il momento sono sul 2-1 per l'Italia contro il Belgio. E eravamo tutti e due, io, Tino, anzi tutti e tre perché c'era anche la Kira. Nello spazio animazione c'è una bella veranda enorme, grande, con un bel palco, uno schermo gigante. Stavano proiettando la partita quando improvvisamente si è messo a piovere. Allora Tino è rimasto là al riparo. Io con la Kira sono corsa qui alla casetta perché avevo nel giardinetto che abbiamo qui, perché oltre alla veranda c'è anche un piccolo giardinetto. Avevo lo stand di biancheria con le salviette, gli asciugamani, i costumi, insomma le solite cose da vacanza. E quindi poi ne ho approfittato per sistemare un po' di cose. Tanto allora, Kira, come mai gli stai ringhiando, Kira? Sempre così succede. Insomma sono rimasta qua, così vi aggiorno un po'. Oggi abbiamo riportato la cagnolina a Bow Beach per cercare di farle prendere ancora un po' di confidenza col mare, con l'acqua. Per il momento c'è poco da fare, anche se comunque un piccolo approccio oggi c'è stato. E poi niente, normalmente usciamo tutte le sere a cena quando siamo al mare. Io e Santino, che era bravissima, anche lei sta sotto il tavolo nei ristoranti, è proprio brava. Però stasera appunto c'era la partita, allora siamo andati a prenderci una pizza da sport, una pizza davvero buona, con la mozzarella di bufala, buona, 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 buona. Kira, ho scoperto che Santino è più apprensivo di me nei confronti della cagnolina, nel senso che quando siamo in spiaggia, perché non può venire in spiaggia con noi la piccola, e quindi la portiamo parecchie volte al giorno a fare le sue passeggiate e poi andiamo almeno un paio d'ore in spiaggia, al mattino un paio d'ore al pomeriggio, io e Santino da soli, ma lui freme, freme perché gli dispiace lasciare sola la cagnolina qui nella casetta, anche se quando torniamo è silenziosissima, anche i vicini hanno detto che non la sentono abbaiare, quelli delle altre casette, e per cui supponiamo che sia tranquilla, che sia brava. Sì, frigna un po' quando ce ne andiamo, quando la chiudiamo in casa, però poi al ritorno sentiamo che sta dormendo praticamente. C'è l'aria condizionata nella casetta. Tra l'altro si era guastata stamattina, sono venuti a cambiare proprio tutto l'impianto da capofondo. Adesso abbiamo un super impianto di aria condizionata, quindi dentro si sta benissimo, anche se rispetto ai primi 2 giorni di gran caldo sudavo proprio. Questi ultimi due invece si sta decisamente meglio, c'è quella bella arietta che viene dal mare, quella brezza marina così piacevole. E infatti in questo momento non è nemmeno accesa l'aria perché qui fuori si sta davvero molto molto bene. Alle mie spalle vedete una palma, magari vi metto poi qui un paio di foto dei viali, qui nei viali del villaggio, sono completamente adornati da file di palme altissime e da tettoie con le bougainville, che è un fiore che io adoro, mi piace tantissimo, forse perché è viola, a me il viola piace tanto, sta veramente bene, vi metto un paio di foto così avete un'idea. Ah, stamattina invece che, siccome sono venuti gli operai appunto a cambiare il condizionatore, si è fatto un po' tardi, e allora invece che andare al mare per la prima volta siamo andati in piscina. C'è la piscina e c'è un bel solarium attrezzato che domina sia la piscina che il mare al di là della strada. Ci siamo presi così un'oretta di relax, abbiamo fatto il bagno in piscina e poi siamo stati un po' sul
al solarium, sul lettino, a prendere un po' di sole. In realtà non sto quasi per niente al sole, un po' per il problema dell'occhio. Adesso non si vede perché la sera mi trucco un po'. Mi trucco. Il trucco consiste in un po' di correttore sul livido, un po' di matita sull'occhio e una passata veloce di rimmel, di mascara. Beh, stasera mi sono messa anche il rossetto perché so che non mi avvicinavo a nessuno e quindi non dovevo mettere la mascherina perché sapete che adesso all'aperto non si mette, non si può evitare di metterla, anche se in determinate occasioni io preferisco tenerla. E quindi vabbè, mi trucco un pochino. L'acqua di mare, comunque, torno a ribadirlo, è veramente. Allora, io a parte il problema dell'occhio che è di quest'anno, però io mi capita che mi escano, non so esattamente, cioè lo so il termine medico, però adesso non mi viene in questo momento. Sembrano come dei nei, ma in realtà è pelle in più, come si chiamano? Le macchie cheratiniche, mi sembra che si chiamino così, qualcosa del genere. E praticamente facendo i bagni in mare si staccano da sole. Sono come dei piccoli, dei nei, più o meno piccoli, ma è pelle praticamente. E si staccano da soli, senza lasciare nessun segno assolutamente. Solo al mare riesco a. Non vorrei, vattene, vai giù, guarda che c'è. Kira, vieni qua. Ma sei matta? Mi spaventa i bambini. Avete sentito che vocina? Kira no. Ah, ma c'era un cane insieme, ecco. Ecco perché. E quindi niente. Ripeto, non mi vedete proprio un po' alla luce, così comunque non sono abbronzata, ho preso appena appena un po' di colorino, ma a parte che io non ci tengo ad essere abbronzatissima, non è che mi importi più di tanto. Sì, un pochino sì, perché dà comunque un aspetto un po' più sano, un po' più uniforme, però non è che ci tenga più di tanto. Piuttosto appunto i bagni in mare sento che mi fanno veramente molto bene, mi sciolgono anche un po' perché io non sono una nuotatrice, insomma vado un po' a ranocchia, ecco, più di tanto non riesco. Però sapete che comunque il mare è un massaggio, le onde del mare sono proprio un vero e proprio massaggio. La pelle ne guadagna, la tonicità della pelle ne guadagna e quindi a quelli sì ci tengo più che a prendere il sole. Vediamo un po'. Siamo sempre sul 2 a 1, chissà come finirà. Vado, mi metto, perché poi quando torno Sontino mi interroga, vuole sapere se sono stata attenta a guardare la partita, quindi devo stare ben attenta alle azioni, almeno quest'ultimo scampolo di partita. Io vi saluto tutti con un abbraccio, un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!